questo lavoro era già cominciato un po' di tempo fa, quando l'STP si propose, insomma, di elaborare un piano urbanistico sostenibile, no? Che poi dettava comunque le linee del vostro piano industriale. Noi nel 2014 la STP di Brindisi si è dotata di un piano industriale, un piano di programmazione, quindi per tutto il servizio di trasporto, ma anche di tutta una serie di progetti di infrastrutture necessarie per migliorare la vivibilità e la mobilità dei cittadini di Brindisi. Lo abbiamo fatto con risorse interne, senza dare incarico all'esterno, con risorse interne con gli ingegneri dell'STP che quindi hanno redatto una serie di progetti. Questi progetti evidentemente sono collegare, da coordinare rispetto ad altri settori della vita della città e questo tavolo di lavoro che grazie all'accordo quadro firmato con il Politecnico di Bari e con l'amministrazione comunale servirà proprio a questo, cioè ampliare quelle che sono le idee necessarie per migliorare la vivibilità dei cittadini di Brindisi. Sappiamo che l'amministrazione comunale ha aderito alle piste ciclabili insieme al comune di Ostuni, insieme al comune di Carovigno. Quelle piste ciclabili, quella richiesta di finanziamento comunitario è uno dei tasselli sulla base dei quali migliorare anche all'interno della città la mobilità urbana. Tutte le città d'Europa che si sono elevate e che hanno migliorato la loro qualità della vita lo hanno fatto sulla base di un piano urbano di mobilità sostenibile. Favorire la mobilità ciclabile, favorire l'utilizzo dei mezzi di trasporto con corsie preferenziali, con rotatorie, con piste ciclabili vuol dire migliorare la vita delle persone. Anche l'assetto urbanistico deve adeguarsi alla mobilità, perché guardare solo ad un piano urbanistico generale di una città senza pensare alla mobilità dei cittadini vuol dire fare un lavoro a metà. Quindi questo è il servizio che noi intendiamo offrire e siamo contentissimi che il Politecnico di Bari con il suo prorettore abbia accolto l'idea e addirittura parli di sviluppare un modello Brindisi proprio sulla mobilità urbana.